proprietà, azioni e anche tutto il resto, chiaro? Noi non ce la facciamo più, sono 5 anni, avete le cause che avete perso, state perdendo le cause giorno per giorno, quindi ci dovete dare i nostri soldi, noi non li abbiamo rubati, sono lavorati, no! 10.000, 5.000 hanno fatto razzia di tutto, non gente che ha i soldi, i poveri, gli anziani, con pochi soldi, anche quelli sono stati truffati. Questa è la cosa più brutta, schifosa che hanno potuto fare. E noi vogliamo i soldi indietro. Striscioni, fumogeni e fischietti scendono ancora in piazza. Gli azionisti della Banca Popolare di Bari, che dopo il crack hanno perso gran parte dei propri risparmi. La richiesta di riavere il proprio denaro, ma anche di poter partecipare fisicamente all'assemblea dei soci, prevista ancora in modalità virtuale. La cosa vera, la cosa grave è che noi non ci saremo e noi avremmo dovuto starci come ci siamo stati fino all'ultima assemblea fisica che c'è stata, quando Jacobini è stato preso, diciamo, a male parole, perché ormai già veniva fuori tutto il casino che aveva combinato lui e i suoi scagnozzi. Questa cosa la banca la teme, cioè teme che noi di nuovo ci ripresentiamo là e diciamo le cose come stanno, e quindi in questa maniera lei crede, cioè impedendoci la presenza fisica, di risolvere i problemi. Ma noi la banca la porteremo in tribunale, tutti uno a uno, noi ci stiamo rivolgendo ai giudici, perché la giustizia è l'unica che può dare, cioè la sentenza del giudice è l'unico strumento che abbiamo per poter rientrare sicuramente in possesso dei nostri soldi. Sono queste alcune delle motivazioni per le quali le associazioni dei soci della Banca Popolare di Bari hanno indetto una manifestazione di protesta sotto la sede principale di Corso Cavour, nel capoluogo pugliese, proprio in concomitanza con l'assemblea dei soci della Popolare di Bari. Il primo motivo è che c'è un'assemblea convocata della Banca Popolare di Bari, i soci sono per strada e dentro ci sono i rappresentanti di Invitalia, quindi 70.000 soci per strada e un socio sta dentro. Secondo motivo fondamentale è che la banca espone anche quest'anno 45 milioni di perdite, l'anno scorso ne ha esposti 170 milioni. Una banca quindi che continua a perdere potentemente, per noi soci evidentemente è un danno clamoroso. Il terzo motivo è che c'è un rinnovo del consiglio di amministrazione e i soci, 70.000 soci, non sono stati in nessun modo coinvolti e ascoltati. Il quarto motivo è che c'è un silenzio assordante della classe dirigente pugliese e barese su una banca che porta il nome Banca Popolare di Bari. E l'ultimo e più importante motivo di questa ennesima manifestazione è che noi sono ormai anni che non abbiamo nessuna speranza di rivedere i soldi che abbiamo investito in maniera assolutamente trasparente, in maniera assolutamente fiduciosa in questa banca. C'è gente qua che ha perso tutto, c'è gente che ha perso... Più che soldi investiti, risparmi dati. Quindi questi sono i motivi.